Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi vi presento un progettino molto semplice e molto veloce da realizzare. Questo copricostume realizzato con questo filato della Mistico Filati Topless. Io ho utilizzato circa meno di 200 grammi di questo filato. Questo filato è un gomitolo da 50 grammi ed è 125 metri, 100% poliamide. Va lavorato con l'uncinetto e ferri del 3,5-4. Ecco, io l'ho realizzato con l'uncinetto del 3,5. Ho lavorato tutto, diciamo, il mio copricostume con l'uncinetto del 3,5. È una lavorazione molto semplice e in pratica sono tutte maglie alte e catenelle. Per quanto riguarda la misura di questo copricostume, ho preso la misura da spalla a spalla. Non è un top down, quindi non facciamo gli aumenti. Io ho iniziato da qui con le catenelle, prendendo, ripeto, la misura da spalla a spalla. Ho lavorato fino a, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri e poi ho diviso il mio lavoro e ho lavorato il davanti e il dietro separatamente e poi ho unito, aggiungendo delle catenelle, ho unito per formare lo spazio per le braccia. Ok, io ho iniziato con 140 catenelle e ho lavorato su un multiplo di 7 catenelle. Per quanto riguarda il filato, questo filato lo potete trovare nella merceria Penelope di Simona Maddarena. La merceria si trova a Terni, in Corso Vecchio 126. Io poi nel box informazioni vi lascio il numero di telefono in modo per chi vuole il mio stesso filato. Può contattare direttamente la merceria Penelope. Ok? Bene, detto questo, vi lascio il tutorial. Bacione a tutti. Allora, con l'uncinetto del 3,5 ho avviato 140 catenelle. Lavoro su un multiplo di 7 catenelle. Fatte le mie catenelle, le ho girate tutte sul dritto e ho chiuso a cerchio. Adesso inizio il primo giro. Allora faccio 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia. Due volte filo sull'uncinetto. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia. Ancora due volte filo sull'uncinetto. Dobbiamo fare attenzione perché le catenelle si girano. Quindi vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta doppia, quindi in tutto 3 maglie alte doppie. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Due volte filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, quindi salto 4 maglie e nella quinta lavoro ancora una maglia alta doppia. Maglia seguente, maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta doppia. Questo è quello che faccio per tutto il giro. Quindi lavoro 3 maglie alte doppie, 5 catenelle, salto 4 maglie di base e nella quinta lavoro la prima delle 3 maglie alte doppie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoro la maglia alta doppia. 1, maglia seguente. 2, maglia seguente. 3. Vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, finito il giro, vado a chiudere nella quarta catenella con una maglia bassissima. Adesso ripetiamo il giro. Facciamo 1, 2, 3, 4. Due volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e lavoro nella maglia alta doppia, una maglia alta doppia. Quindi lavoro le maglie 3 maglie alte doppie. Uno, due, tre, quattro, cinque.
due volte filo sull'uncinetto, vado qui nelle 3 maglie e lavoro 3 maglie alte doppie, quindi ripeto il giro. Due, tre, uno, due, tre, quattro, cinque e vado avanti così per tutto il giro. Nel prossimo giro, poi nel prossimo giro lavoro 6 catenelle di separazione, quindi faccio due giri poi con 6 catenelle di separazione. E poi faccio due giri con 7 catenelle di separazione fino ad arrivare a 10 catenelle di separazione. Quindi adesso abbiamo fatto due giri con 5 catenelle di separazione. Poi dobbiamo fare altri due giri con 6 catenelle di separazione. Poi ancora due giri con 7 catenelle di separazione, fino ad arrivare a 10 catenelle di separazione, ok? Quindi io vado avanti, ci ritroviamo quando arrivo a 10 catenelle di separazione. Quindi ripeto, ogni due giri aumento una catenella. Rieccomi. Allora, io sono arrivata, ho completato i miei giri, quindi gli ultimi due giri sono arrivata a 10 catenelle di separazione. Faccio un breve riepilogo. Allora, ho iniziato con 140 catenelle. Lavoriamo su un multiplo di 7 catenelle. Quindi ho lavorato 3 maglie alte, 5 catenelle di separazione, ho saltato 4 maglie, nella quinta ho iniziato la prima maglia alta di 3, quindi maglia alta, maglia alta, maglia alta. Quindi ho fatto due giri con 5 catenelle. Due giri con 6 catenelle, due giri con 7, due giri con 8, due giri con 9 catenelle e due giri con 10 catenelle. Ora, io in tutto ho 20 motivi. Di questi 20 motivi io ho già diviso il mio lavoro. Quindi ho fatto 7 motivi davanti, 7 motivi dietro e 3 per ogni spalla. Ora io qui ho messo i miei marcapunti qui e do dove ho finito il mio giro, quindi io inizio da qui. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3 per la manica, per la spalla. Quindi adesso lavoriamo il davanti e il dietro separatamente. Facciamo dei giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, quindi sotto al braccio. Allora, ecco, allora inizio. Faccio 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia, 2, 3, 4. Maglia seguente, lavoro una maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta doppia. Adesso lavoro 12 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Filo sull'uncinetto due volte e lavoro le 3 maglie alte doppie. Lavoro così fino ad arrivare al marcapunti, che poi dobbiamo tornare indietro, quindi facciamo dei giri di andata e ritorno. Eccomi, allora sono arrivata al mio marcapunti e lavoro le 3 maglie alte doppie. Uno, due, questo lo posso togliere. Tre. Quindi questi sono i miei 7 motivi. Adesso faccio 1, 2, 3, 4 e giro il mio lavoro. Lavoro la maglia alta doppia nella maglia seguente,
maglia alta doppia, maglia seguente, quindi le 4 catenelle come sempre sono la prima maglia alta doppia. E ancora 12 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vado nelle 3 maglie alte doppie e lavoro 3 maglie alte doppie. Ok, quindi faccio questa lavorazione, faccio giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altezza sotto il braccio, all'altezza sotto le ascelle, ecco. Dopodiché conto i miei quanti giri ho fatto e poi faccio la stessa cosa per il dietro. Ok, quindi ci ritroviamo quando abbiamo lavorato il davanti e il dietro e poi dobbiamo unire i due lati. A dopo. Rieccomi. Allora, io ho lavorato il mio davanti e il mio dietro. Ho lavorato per 6 giri, quindi sono arrivata sotto all'altezza degli scalfi. Quindi adesso posso chiudere le due parti. Allora, qui ho finito il mio giro, quindi ho fatto le mie 12 catenelle, le 3 maglie alte doppie. Adesso per chiudere faccio 14 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Due volte filo sull'uncinetto e vado qui nelle prime 3 maglie alte doppie. Quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta doppia. Maglia seguente, maglia alta doppia. Maglia seguente, maglia alta doppia. E adesso continuo con 14 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Così. 1 2 Allora, 3, continuo così fino ad arrivare qui e qui lavoriamo le 3 maglie alte doppie, 14 catenelle e poi ci agganciamo qui e lavoriamo le, facciamo una maglia bassissima, ok? Comunque io adesso arrivo qui e poi chiudiamo insieme. Rieccomi. Allora, io per arrivare all'altezza degli scalfi ho lavorato per 6 giri, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la stessa cosa ho fatto da questa parte. Adesso dobbiamo chiudere le due parti, il davanti e il dietro. Allora, io qui ho finito il mio giro. Quindi prendo il filo e adesso mi aggancio direttamente qui. Dall'altra parte facendo 14 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Allora, due volte filo sull'uncinetto. Ecco, questa è la parte dello scalfo, quindi io mi aggancio qui dall'altra parte. Diciamo che mi aggancio al dietro, che poi il dietro e il davanti sono uguali, quindi vado nella maglia alta, lavoro una maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta doppia. Continuo con 14 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vado avanti a lavorare le maglie alte doppie, 14 catenelle, maglie alte doppie, 14 catenelle fino ad arrivare qui. Che poi qui facciamo le 14 catenelle e poi andiamo a chiudere. Allora, scusate un attimo. Quindi dicevo, lavoriamo questa parte e arriviamo qui dove abbiamo le ultime 3 maglie alte. Questa è la parte dello scalfo che poi andiamo a chiudere qui con le 14 catenelle. Ok? Quindi il lavoro e ci ritroviamo qui. Eccomi,
Allora, ho finito il mio giro, quindi ho lavorato i miei 7 motivi e adesso vado qui, lavoro le 14 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vado qui, dove abbiamo dall'altra parte dove abbiamo i 7 motivi, vado nella prima maglia alta doppia, chiudo con una maglia bassissima, così. Quindi qui questa è l'apertura dove dobbiamo per il braccio, ok? Ora facciamo 1, 2, 3, 4. Lavoro le 3 maglie alte doppie sulle 3 maglie alte. Continuo con 14 catenelle di separazione. Man mano che vado avanti, mi rendo conto che il lavoro è stretto, aumento le catenelle, quindi da 14 vado a 15 catenelle, 16 catenelle, 17 catenelle. Man mano che vado avanti, provo e aumento le catenelle. Allora, vi faccio vedere. Ecco. Questa è la manica e qui è dove abbiamo chiuso. Quindi adesso qui, quando noi andiamo a lavorare le 3 maglie alte doppie, quindi lavoriamo questa parte, quando ci troviamo qui facciamo 3 maglie alte doppie, 14 catenelle e 3 maglie alte doppie. Così. Allora, io adesso lavoro e ci ritroviamo qui dove abbiamo aggiunto le catenelle. Eccomi, allora mi trovo qui dove abbiamo aggiunto le 14 catenelle, quindi ho lavorato le mie 3 maglie alte doppie. Adesso non faccio altro che 14 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Filo sull'uncinetto 2 volte e vado a lavorare qui dove abbiamo le 3 maglie alte. Lavoro 3 maglie alte doppie sulle 3 maglie. 1, 2, 3, adesso continuo così sempre a giro, quindi ripeto, se man mano che andate avanti il lavoro risulta stretto, aumentate di una catenella. Adesso stiamo lavorando 14 catenelle, se risulta stretto fate 15 catenelle, più avanti andate, si andrà, diciamo, a mano che andate avanti aumentate di una catenella, quindi 14, 15, 16, 17. Ok, io adesso vado avanti, ci ritroviamo quando arrivo alla lunghezza che mi piace. Ok, quindi non bisogna fare altro perché la lavorazione è facilissima, molto veloce, semplice, però poi a me piace molto, è molto carina. Questo si può usare come un copricostume oppure da indossare su un abito, un tubino senza spalline, ecco, da mettere sopra a un tubino. Comunque io adesso vado avanti e poi vi dico quanti giri ho fatto per arrivare alla lunghezza che mi piace. Rieccomi. Allora, io sono andata avanti per 48 giri che corrispondono a 55 centimetri circa. Bene, il mio copricostume a questo punto è finito. Ripeto, una lavorazione molto semplice, facilissima e veloce, e lo può realizzare chiunque. Io ancora devo nascondere qualche filo, poi lo metto sul manichino e vi faccio vedere come viene indossato. Il copricostume si può utilizzare anche da mettere sopra un tubino senza spalline, come poi io lo metto sul manichino, vi faccio vedere l'effetto che fa. Un tubino nero, un tubino bianco, insomma, sotto questo copricostume possiamo mettere
diciamo, il colore che più ci piace. Ok? Bene, questo è un tutorial molto breve e spero che questa idea, questo progettino, che poi non è il mio, ma preso da una foto su Pinterest, spero che vi piaccia e che lo volete realizzare anche voi. Non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!